Da una parte la Pianese a caccia dalla prima vittoria casalinga, dall'altra parte il Trapani che vuole restare imbattuto. Questa è la trama di questo match. Sarà dunque il campo a scrivere il finale dal comunale di Piancastagnaio. Il buongiorno da Francesco Benincasa, partendo ovviamente dalla squadra di casa con il 3-5-2 in porta. Uras, dall'altra parte dei tre difensori abbiamo come centrale Pietro Santi, braccetto di destra Proietti, a sinistra Chiavarino, centrocampo a 5 con Venanzi, Giorgio come play, Bianco e Rizzo e poi Zampella sulla sinistra davanti, attacco affidato a Batereanu e Casali. Passiamo a quella del Trapani, invece con Salamone tra i pali, a un 4-3-3 quello di mister Mazzara, con Trapani, Salamone, pardon, tra i pali. Poi abbiamo la difesa 4 di Gaetano, Lacommare, Brancato e Scalavino. Shortino come play con Cubi e Regina dalle due parti. Ammucciato, unica punta con a destra Ippolito e Chiaia sulla sinistra. Il Trapani che ha un'ottima difesa, ne ha fatte praticamente 6, ne ha subite 1. Dato il via a questo match. La bandierina Casali, palla che gira sul secondo palo, la parata poi del numero 1 Salamone e arriva il gol però della formazione di casa. L'1-0 della Pianese con un tapin vincente, era stato bravo Salamone in prima battuta a respingere il colpo in spaccata, poi però è arrivato il guizzo da parte di Bianco. Fiuto per il gol non manca, un giocatore che ha anche molta corsa, infatti molto rapido sulla ribattuta. Ma attenzione al Trapani che prova con Kubi, con la testa, trova subito il gol del pareggio, tutto fermo però. Anzi no, è gol, 1-1. A scegliere perché c'è densità sul primo palo, va Shortino in mezzo, il tiro di testa poi da parte di Chiaia, di nuovo il 5 a cercare lo scatto di Scalavino, posizione regolare, la palla messa in mezzo verso Cubi con il tiro poi da parte di Chiaia e il 2-1 Trapani. Trapani in vantaggio al minuto 41 con il possesso che adesso sarà del Trapani. Inizia così la ripresa, circa 4.000 abitanti. Palla battuta dentro, che gira! Vola Salomone, pronto a battere ancora con il suo sinistro. La palla dentro, a cercare la testa di Bianco che trova il secondo gol della giornata. Pianese che fa male dai calci d'angolo, è 2-2. Recupera il Trapani. Pipitone, ammucciato, scambia con Bellingardo, palla che esce. Orofino non riesce a trovare un compagno, ancora però Trapani in possesso della sfera. Pipitone vince un rimpallo, confusione al limite del rigore, Chiaia il tiro sporcato. Va subito in avanti a cercare ancora Bellingardo, ha chiuso Giorgio con Nicastro. Palleggia la Pianese, si prende un rischio, entra dentro il numero 15 del Trapani, Samuele Ilari, che fa 3-2 a 1 minuto e mezzo dal termine. Va Giorgio direttamente in porta, palla che gira ma non scende. In avanti. Non c'è più tempo, termina così, Pianese 2, Trapani 3. Pianese che deve rimandare la prima vittoria casalinga, Trapani che invece rimane imbattuto.